Ciao ragazzi, finalmente è arrivato il grande giorno in cui festeggeremo l'onomastico di Anastasia in ritardissimo. Adesso devo andare a chiamare Vanessa perché mi dovrà aiutare a gonfiare alcune cose e ad allestire un po' la stanza, mentre Anastasia dovrà rimanere da sola, soletta, in sala ad aspettare che verrà chiamata. Quindi ci vediamo tra pochissimi istanti con Vanessa. Ciao. Ciao! Cosa state facendo? Una filastrocca di Pikachu? No, no, guarda! Ah, fa vedere! Pikachu! Pikachu su, Pikachu giù! Pikachu! No! Annaggia! Senti un po', Anastasia, dovrai restare da sola, anzi se vuoi puoi andare giù da papà, ti sei fatta male, perché? Ho tirato la spalla, certo! La spalla, amore! Così! Non ce la faccio, certo. Mentre tu dovrai venire con me perché dobbiamo preparare alcune cosine. Tu vai giù dal papà, amore, e quando sarà il momento ti chiamo. Io andiamo in macchina. Oppure puoi anche restare qui se vuoi, eh. Dove? Qua. Però devi aspettare un attimino. Ok, adesso qui un amico della TV. Ok. Allora non sbirciare. Andiamo, Vane? Sì. Tu ci aspetti qui e non sbirciare, d'accordo? Vieni, Vane. Allora, qua in questo sacchetto ci sono tutte le cosine che ho acquistato per la festa. Prendiamolo, prendilo, mettilo sul tavolo. Ogni tanto controlliamo che Anastasia non sbirci, eh? Ok? Facciamo questa giacca tra virgolette però, dove io pesco e con gli occhi chiusi devo indovinare cos'è. Sì, va bene. Va bene. Profumo? No, quasi. Cos'è? I bagni, le bombe di sapone. Ecco, infatti, mi fai parlare, quella mi sente. Lo so, un coso tipo ghiacciolo. Ma va, ghiacciolo. Ok, in tre fragranze diverse, ti dico quali sono? In inglese, tu conosci l'inglese? Sì. Vaniglia, mela e melone. La pompa. Brava. Questo giralo. Ma questo è bellissimo. Ma qual è? Questo secondo me è questo. È anche secondo me. Questo è da gonfiare, ok? Ok. Lo gonfio. Certo. Ma quanti sono? Ma che? Questi sono altri bagni, altre tipo bombe da bagno, però sì, in polvere. Sì, esatto. Guarda questi che belli. Ti piacciono? Gli occhiali da sole di Frozen con la loro custodia. Così non li perde. Ah, questi sono per te, amore. Sono per te, mi ero dimenticata. Li ho visti, mi piacevano. Poi li provi. Ah, c'è solo là? Ah, no. Ah, no. Upperback. Però. Accidicchia. Ah, questo. Questo cos'è? La L e la I. Ani. Era troppo lunga, Anastasia. Ho preso Ani, ok? E poi? La scritta Ani. E il bigliettino che poi li compili tu. Buon onomastico. Fa vedere anche a me. Come, cosa c'è scritto dentro? Buon onomastico, il tuo nome speciale come te. E poi gli scriviamo un pensierino, va bene? Non c'è più niente? No. Ok, direi che tu puoi iniziare a gonfiare il palloncino, va bene? Hai ragione. Vado a controllare che non ci spii. Brava, che sei lì tranquilla. Bravissima, amore. Ciao, ciao. No, 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 no. Non puoi, eh. Che c'è? Perché quella faccina? È una sorpresa. Adesso arrivo un pochino da te, va bene? Allora, l'hai già aperto? Ok, stiamo iniziando a gonfiare il primo pallone. Vediamo di cosa si tratta. Non è che si può. Allora, abbiamo scoperto cosa stiamo gonfiando dall'immagine, quindi il, diciamo, piedistallo per tenere in piedi. Il resto non voglio parlare troppo perché Anastasia potrebbe sentirmi. Vieni a vedere. Questo
l'abbiamo gonfiato. Adesso dobbiamo gonfiare l'unicorno, va bene? Ma del posante. Eh? Sì. Bellissimo, vero? E il nostro palloncino sta prendendo forma, brava Vane. Dai, che tra un po' si gonfia anche la testa. E sono super curiosa di vedere come sarà. Vado a vedere un attimo Anastasia, ok? Tu continua, eh? Amore, che fai? Noi stiamo facendo delle cose bellissime. Quando avete finito? Ancora un attimino. Quanti regali mancano? Ancora tre. E poi possiamo iniziare, credo. Ok, posso venire qua? Dove? No. Certo, sei curiosa? Sì. Che cosa ti immagini? L'allestimento. L'allestimento sono le decorazioni. Cosa ti puoi immaginare? Una collana di braccialetti di ieri. Ah, quelli sono i regali. L'allestimento è come abbiamo decorato, se ho acquistato delle cose per decorare la stanza. E che so io? Ah, non lo so. Lo so. Era una domanda, se ti immagini. Sono di bellissimi che non possono entrare i ladri. Ma cosa, amore mio? È la cosa. Vabbè, dopo guardi, ok? Sì. E invece cosa ti immagini di regali? Sono dei pensierini, eh? È una torta. La torta potrebbe esserci, sì. Poi? Un quadro. Un quadro. Poi? Una babbi. Poi? Un asinello. Perché un asinello? Un gatto. Mamma, magari. Un coniglio. Va bene. L'iPhone 10. Sì, come no, certo. Ti piacerebbe. L'iPhone 10 verrà, no, come questo, che questo non è l'iPhone 10, però io voglio l'iPhone 10. No, amore mio, tu sei troppo piccola, te lo puoi scordare. Va bene, allora io torno da Vanessa, così... Cos'è quell'errore? Chi lo sa. Cos'è? Chi lo sa cos'è quel rumore? Non so, dei palloncini. Può darsi. Ma che tipo di palloncino? No, siamo zitti, sentiamo errore. È una pompa. Perché è una pompa? Che sta gonfiando Vanessa. Adesso Vanessa quando arriva è molto più gonfia rispetto a prima. Quella cameretta. Allora basta, che sennò indovini tutto. Ci vediamo dopo, vado. Vado ad aiutare Vanessa, ok? Ciao. Ciao amore mio. Grande, che succede? Eh no, bisogna andare avanti. Brava amore però, manca pochissimo. Ti aiuto io adesso, non ti preoccupare. Fa niente, giralo così. Vai, vai. Manca... Manca la... Vediamo. No, non viene, non viene. Vai, dai. Dai, su. Sì. Che bello. Sì, penso di sì, aspetta. Non è che ce n'è uno qua sopra. No, no, vai, vai, manca solo la testa. La criniera è gonfia. Ma si è gonfiato da solo la testa. Noi pensavamo che si fosse bucato. Sentiva volare e uscire, invece la testa si è gonfiata da sola. Fortissima questa. Probabilmente è passata l'aria, ma in effetti mi sembrava un po' troppo gonfio. Ho detto qua esplode. Bene, non ci resta che metterlo sul suo piedistallo. Vai a prenderlo. Allora, tu hai trovato un elastico, giusto? Hai trovato un elastico che non so se c'entra qualcosa. Ragazzi, è successa una disgrazia. L'unicorno si è bucato e si è sgonfiato tutto. Vane, adesso sono triste. Allora sai cosa facciamo, Vane? Ascoltami, guardami. Nel piedistallo mettiamo le sue lettere dell'alfabeto Ani, ok? Facciamo così. Purtroppo mi è esploso il palloncino, l'unicorno, perché cercavo di incastrarlo sul suo piedistallo ed è scoppiato. E a me dispiace tantissimo. Però vabbè, visto che abbiamo le tre lettere palloncino, la A, la N e la I, Vane, gliele appoggiamo lì?
usiamo il piedistallo per le lettere, ok? Dai, gonfiamole. Inizio a gonfiare la lettera N. Speriamo di non rompere anche questa. Vediamo se almeno questo riusciamo ad appoggiarlo in qualche modo. Poi senti, al massimo li attacchiamo con degli scotch. Poi vediamo. No, ma questi non sono fatti appositamente per questa piattaforma. Ci dobbiamo inventare noi qualcosa, va bene? Ok. Procediamo con l'avane. Anche là è pronta, hai schiacciato bene? L'hai chiuso? Sì. Ok, dai. L'ultimo, la I, e abbiamo finito almeno le lettere. Peccato quell'unicorno, ma sai che ci sono rimasta malissimo? Anche la I l'abbiamo fatta, quindi adesso dobbiamo riuscire a metterli sul piedistallo. Allora, abbiamo appoggiato la A, la N e la I sopra la piattaforma che era dell'unicorno. Adesso Vanessa fa i regalini. Allora, Vanessa ha deciso di staccare gli occhiali e metterli dentro. Secondo me ci sta ascoltando quella pennella. Provali, speriamo che non le vanno troppo grandi. Quasi, amore! Se vanno bene a te, mi sa che le vanno un po' grandi. Vedremo. Ok, Vanessa ha finito di fare i pacchettini, adesso sta scrivendo il bigliettino d'auguri, vero amore? Sì. Ho pensato di appendere l'unicorno perché ci tenevo che anche lui partecipasse a questo evento. Vero unicorno? Che sei voluto esplodere per forza? Anche le lettere, solleviamole adesso. Ani, manca poco! Le facciamo aprire prima i regali e poi prendiamo la torta, okay. Che dici? Ok, adesso tra pochi secondi la chiamiamo, va bene? Va bene. Allora, vediamo un po'. Sì, è tutto perfetto. Siamo pronti a chiamare Anastasia. Anastasia! Entra con gli occhietti chiusi. Aspetta. Eccomi. 3, 2. Amore, qua ci sono le tue lettere, la A, la N e la I di Ani. Quello purtroppo, amore, è scoppiato, doveva essere gonfio ma mi è esploso in mano. Peccato. Vabbè, voglio aprire i regali. E vuoi aprire i regalini? Qua ci sono i regalini e c'è la letterina che ha scritto tua sorella. Vuoi leggere la letterina? La leggo io perché non riesco. Aspetta, cosa c'è scritto? Per Anastasia. C'è scritto, allora, no, aspetta, buon onomastico Anastasia, buon onomastico sorellina, ti vogliamo un mondo di bene, da Vane e mamma e papà e Daniel, il tuo nome è speciale come te. Sei pronta? Sono dei pensierini, perché è un onomastico, capito? Sì. Cos'è? Lucida labbra. Che a te piacciono tanto, sono al melo. Io. Allora, questo è alla vanilla. Vaniglia. Vaniglia, si è scritto vanilla. È in inglese. Vaniglia, mela e... melone. E melone. Okay. Buoni, buoni, okay. Proviamo? Sì. Ah, faccio io. Vediamo. Cos'è? Oh. Cos'è? Scusa. Prova a indovinare per fare il bagnetto. Ah, le bombe. La bomba sapone. Che bomba è? No, sono carinissime. Wow. Ah, sono quattro piccine. Non lo sapevo nemmeno io. Io pensavo che era una grande. Che bontà, ragazzi. Io pensavo che era una grande. Apri questo, dai. Okay. Allora io teniamo per ultimo. Ok. Oh. Yes. No.
tipo una bomba per la sabbia. È sempre da bagno per sabbia. È sempre da mettere nell'acqua per fare il bagnetto, ma è sabbia e polvere. Ok? Adesso c'è un bagnetto. No, adesso no perché è tardi, però un altro giorno. Andiamo. Dopo mangiare la torta però. Eh sì, dopo c'è anche la torta. Oh, questo ti piace un sacco. Cosa? Secondo te? Una bottetta. Apri. Si apri. Wow! Gli occhiali di Frozen! Sei bellissima! Se ti piace la foto? Ti piace? Io voglio provare. Ti piacciono? Sì, vanno prima a me. Poi vuoi? Ah, Anastasia, ascoltami, volevo dirti una cosa. Visto che Vanessa non festeggia l'onomastico, vero che condividi con lei, a parte gli occhiali, i regali che abbiamo ricevuto, che hai ricevuto? Cosa vuoi? Brava. Questa è la vaniglia. Questo è li usate vaniglia insieme. E poi il limone. La vaniglia? Sì, ma io invece voglio... Fa vedere? Buono! Quello lì si passa sulle labbra. Profuma! Voglio assaggiarlo? Sì, sì. Provarlo, annusarlo. Annusa, buono, provate un pochino. Vediamo. Com'è? Buonissimo il melone. Assaggiate, cioè, annusate. Ok, sono piaciuti i regali? Sì. E come si dice? Grazie. Prego, amore, sei stata contenta? Mi dispiace per l'unicorno, poverino, l'abbiamo appeso. Vabbè, pazienza. Adesso la tortina, adesso torna di là che ti chiamiamo quando la tortina è pronta. Ciao, ciao. Ciao. Dai, mettila qua. Riesci ad aprirla? Piano piano, che è delicata. Guardate che carino, vero amore? Ci sono tutti i biscottini, le lingue di gatto qua intorno che sono buonissime. C'è scritto buon onomastico Anastasia, che l'hai saltata a fare te. Certo. Dai, non si assaggia. Ok, togliamo anche questo? Sì. Oh, che bellina. Gliela prendiamo una candelina? Spegni la luce e fai entrare Anastasia. Anche se non è il tuo compleanno? Sì. Esprimi un desiderio. Ah, ok. Ok. Bravissima. Brava! Non riusciamo. Buon onomastico, amore. Scusa il ritardo, perché è un pochino in ritardo, però ci tenevo a fartelo, ok? Sei stata contenta? Sì. Adesso assaggiamo la torta che deve essere buonissima con questi biscottini intorno. Hai visto che bel fiorellino che ti ha disegnato il pasticcere? Sì. Come è? Questo è un fiorellino disegnato su un biscotto con la crema. Tanto qua. Sì, togliamo la candelina e tagliamo la torta. Poi mi dici com'è, va bene? Com'è, amore? Buona. Ti piace? Hai preso quella col fiorellino? Sì. È tanto tanto buona? Lo scelta io. Cosa amore? Va bene, allora tesoro, ascolta la mamma un secondo. Il video del tuo onomastico finisce qua. Va bene? Sì. Andiamo a fare la nanna adesso che è tardi? Sì, guardate. Oh, che bocco è grande. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao. Ciao. E oggi salutiamo Valentina. Se volete che noi vi salutiamo, scrivetelo nei commenti. Ciao! Ciao.